Allora ragazze, penso che non ho vloggato nulla, quindi innanzitutto vi faccio vedere il pranzo, petto di pollo e verdure grigliate. Ci ho messo anche un po' di patate, per cui oggi per pranzo niente pane. Buon pranzo, ci vediamo dopo così chiacchieriamo un po'. Allora ragazze, eccomi. Ho pranzato, ho provato a registrare un video, ma è stato veramente difficile, infatti non mi sono piaciute le registrazioni e lo cancellerò, però vabbè, che devo fare? Pazienza, ne ho approfittato per fare anche l'intro del declutter, visto che mi sono piastrata e mi sono sistemata perché oggi avevo i capelli veramente da pasta. E infatti sto pensando di comprarmi la creatina perché oggi ci stanno i Prime Day e sta in offerta il trattamento, insomma ve lo metto il link se vi interessa di Amazon, che è quel trattamento che praticamente lo fate una volta e avrete poi i capelli lisci tipo fino a 3 mesi, una cosa del genere. Mi sono anche già mangiata due gallette fondenti, che era il mio spuntino. Tra l'altro queste sono della Consilia e sono molto buone, ve le consiglio. Comunque, scherzi a parte, adesso mi prendo il caffè, appunto. Oggi è una di quelle giornate che va veramente veloce. Comunque, se compro la cheratina, poi tanto vi farò il video a parte. Più che altro perché piastrarli ogni settimana, anche se io li piastro una sola volta e mi durano comunque 4 giorni, così, 3 giorni. Comunque sia, e poi insomma, a volte li lascio mossi. Comunque faccio una piastra a settimana, si può dire. Quella invece ne fai una volta e basta e poi ce le sempre lisci. Solo che mi ricordo che io l'avevo fatta e me li aveva rovinati, quindi ho un po' di ansia. È vero che tanto devo andare al parrucchiere e tagliarli, eccetera, eccetera. Molte di voi mi dicono di tornare castana, ma io, raga, così scura non mi ci so proprio vedere. Cioè, il biondo, poi chi si è fatta biondo almeno una volta nella vita, è tipo una droga. Che poi non torni più indietro, o quando ci torni, poi te ne penti praticamente, vuoi ritornare bionda e quindi fai ancora più danni perché poi devi scurirli, poi rischiarirli. Quindi non lo so se avrò il coraggio di scurirli. Magari un po' un castano chiaro, non lo so, vediamo. Comunque, tanto ci andrò per il mio compleanno che è a fine mese, il 27 ottobre, per cui praticamente ho ancora un po' di tempo per decidere, cioè un po' poco, una settimana, però vabbè. Comunque, a parte questo, niente, oggi è una di quelle giornate super frenetiche e anche domani sarà così perché al lavoro devo andare in giro per gli uffici, devo fare 3.000 commissioni, quindi praticamente le mie giornate volano. Tra un po' devo anche andare a prendere Auri che è uscita, cioè che esce, e oggi finalmente decoriamo casa autunnale e halloweeniana e poi stasera andiamo a cena da mia zia. Comunque vi farò vedere poi tutto dopo. E Claudio mi aiuta a girare il video che ho girato e che non mi è piaciuto perché è molto difficile. Però secondo me in due, cioè girato col suo aiuto, verrà fighissimo. Comunque oggi mi è successa una cosa strana. Stavo appunto in giro per ufficio e c'era una signora che parlava di una sua esperienza. Diciamo, io ho origliato, sono una donna. E praticamente parlava della reincarnazione, di un percorso che ha fatto lei spirituale, insomma. Con un tizio, lo chiamerò un tizio, ha un nome specifico, ma ho paura di sbagliarlo, tipo sciamano. Vabbè, insomma, comunque diceva che praticamente ha fatto questo percorso e ha visto chi era nella vita precedente. Questo l'ha aiutata molto anche a livello psicologico per, diciamo, impostare la sua vita in maniera corretta. Insomma, l'ha aiutata, ecco, a essere una persona migliore, ve la riassumo, no? Ed è stata una cosa molto molto suggestiva da ascoltare, no? Poi uno è liberissimo di credere, di non credere, di essere scettico o non scettico. Io, ad esempio, non ci credo molto, però allo stesso tempo poi invece mi affascinano. Penso perché una persona dovrebbe inventarsele queste cose. Insomma, lei parlava così della sua esperienza e diciamo un po' mi ha colpito questa cosa. Infatti mi sono messa un po' a spulciare qualcosa, a cercare di capire, eccetera, eccetera, ma non sono ferrata nell'argomento e molti, soprattutto con la mente scientifica, direbbero che cazzate sono queste, no? Detta proprio in francese. Però ecco, ripeto, ognuno è libero di crederci o non crederci e di lasciar vivere a una persona
quello che la fa stare meglio, diciamo così. E, però allo stesso tempo, ripeto, mi ha un po' affascinato, onestamente, sapere che comunque c'era una vita prima di questa, chissà chi eravamo. Insomma, è molto carina che l'anima viaggia di corpo in corpo. Poi avevo visto anche un telefilm su Netflix, un documentario in realtà di storie vere accadute con tanto di prove, dove praticamente questi bambini fin da piccoli avevano tipo un bambino, ho i brividi calcolati, mi stanno venendo quando ripenso a questo documentario, lo trovate tanto, sta su Netflix, ripeto, non me lo sto inventando. Questo bambino andò a un parco con la mamma e lui diceva che già c'era stato e la mamma continuava a dire, io ero spaventata perché non ce l'avevo mai portato, quindi dicevo come faceva ad esserci già stato e lui diceva in una vita precedente. C'era un altro bambino invece che diceva tu non sei mia mamma aveva i capelli neri. E la mamma ce li aveva biondi, no? E lei anche era spaventata, gli ha detto il nome di questa mamma che aveva precedentemente, oppure un altro, addirittura mi ricordo che praticamente disse che lui prima era un cantante famoso, in quegli anni, tipo negli anni 50, per dire anni 40, mo, visto di. Ve le riporto come me le ricordo perché il documentario l'ho visto 2 o 3 anni fa, quindi magari le storie le ho mezze mischiate. Comunque sia, il succo è che questa persona, questo ragazzo, ha detto nome e cognome, raccontava degli aneddoti. Loro sono andati a intervistare i parenti che comunque non erano famosi, quindi in quegli anni non è che si conoscevano. Invece lui ha detto nomi e cognomi e luoghi. Sono andati a vedere, hanno intervistato queste persone e confermavano queste cose. Quindi, comunque, appunto, questo ragazzo nella vita precedente era quest'altra persona, no? E la mamma spiegava come fin da bambino lui aveva certe passioni. Certi proprio non lo so, si avvicinava più a una cosa rispetto a un'altra. Aveva già delle passioni fisse, cioè convinte, ecco, diciamo, per la musica, ecco, cose così. Quindi era veramente scioccante la cosa, no? E nulla, quindi sono rimasta un po' affascinata dai racconti di questa signora. Poi vabbè, mi sono messa a spulciare un po' di narrative anche a livello scientifico che ovviamente non confermano assolutamente nulla. Però ho trovato interessante, diciamo, delle dichiarazioni rilasciate da Umberto Veronesi, che è un famosissimo oncologo, che non è che c'entrano nulla, non si collegano, però diciamo che lui dice che la testa è veramente, fa veramente miracoli, al di là che ovviamente le medicine servono, curarsi è importante e la testa non è che cura niente, però dice che soprattutto non modifica neanche il DNA, niente, però se una persona e faceva soprattutto riferimento alle donne, alla loro forza di affrontare la malattia, le malattie, eccetera, eccetera. Se sono positive, il corpo ne giova a livello proprio fisico, nel senso che sembra come se ingranasse anche il corpo un meccanismo positivo. Se invece una persona magari è malata, sta male, eccetera, eccetera, vive il dolore molto più forte, affronta la sua giornata in maniera molto più distruttiva, e quindi appunto diceva come è importante mantenere una mente positiva, mantenere una mente felice, E eccetera, nulla, eccetera. ragazzi, non so perché ve l'ho raccontata questa cosa, però siccome mi aveva colpito e appunto l'ho raccontata anche a mia sorella, voi vi tratto come se foste delle mie amiche, ho voluto condividere questa cosa e chissà io nella vita passata chi ero, magari ero una persona a contatto con la terra, con gli animali. Ho anche una notizia bomba, infatti mi è arrivato finalmente il risarcimento di un danno che ho subito. Sono un po' di soldini e sono veramente felice finalmente di averli. E quindi nulla, credo che per il mio compleanno prenoterò un viaggetto, tipo il modo migliore per spenderli, secondo me, ovviamente ne spendo un decimo di quello che mi è arrivato, però alla fine non può piovere sempre sul bagnato, quindi da che praticamente ero tristemente intaccando i miei risparmi, adesso ho aumentato i miei risparmi e sono contentissima di questo. Infatti la Kakaibo la comprerò ancora più volentieri. E nulla, prenoterò un viaggio, farò questa sorpresa a Claudio, che appunto non se lo aspetta minimamente, ancora non gli ho detto nulla e quindi sono molto molto happy di questo. E è una cifra sostanziosa, quindi.
E ricollegandomi, mi ha fatto riflettere tantissimo la signora, perché se io oggi non facevo quella commissione e non mi trovavo in quel posto, non avrei mai riflettuto su queste cose. Quindi un po' delle volte penso che il destino gioca, ci gioca sopra, e appunto un pochino mi viene da crederci, altri momenti no. Sono un po' dubbiosa. Voi ci credete a queste cose? Fatemi sapere se avete esperienze o cose che mi intrigano parecchio. Per quanto riguarda invece il risarcimento, perché so che me lo chiederete, è un risarcimento appunto che mi spettava, di una cifra abbastanza sostanziosa, e quindi sono felice e sinceramente sono dei soldi che voglio destinare per il mio benessere psicofisico, e di conseguenza in questo momento ho bisogno di staccare la spina, di viaggiare, e farò questo viaggio per il mio compleanno. Me lo voglio assolutamente regalare, godere, e ne approfitterò, sono sicura. Vado a prendere Aurora prima che me la lasciano là. Allora, Claudia è tornata a casa, io nel mentre sono andata a prendere Aurora. E guardate qua. E non vogliamo dire che sei ufficialmente un influencer, influenzato, perché molto spesso in realtà le aziende mi hanno, cioè ci hanno invitato entrambi, esatto. O comunque mandavano dei pacchi dove c'erano anche dei prodotti per Claudio. Invece questa azienda ha contattato direttamente solo Claudio. Infatti, quindi, mi fa ridere. Quindi ormai sei un influencer. Ah, quello è il tuo codice sconto. Claudio, lo vogliamo dire? Claudio 7666. Ah, tipo il diavolo, perfetto. Però c'è un 7 davanti. È il mio codice sconto, di che cosa dite voi? Da ritirare a Salve Claudio. Guardate qua. Salve Claudio. Praticamente è un'azienda che si chiama Cure, C-U-R-E, che praticamente fa tantissimi prodotti per la salute, il benessere psicofisico, diciamo. Io ho avuto la possibilità di scegliere tre prodotti che andavano bene al mio stile di vita e a quello che io adesso ho, di cui adesso io ho bisogno. Però la cosa fantastica di questo sito è che se voi accedete a Cure qua, vi fa delle domande, c'è una sezione guidata, vi fa delle domande: quello che vi piace mangiare, quante volte vi allenate, se avete carenze, se avete sofferto di qualche malattia o se soffrite. Ovviamente non è niente di medico, però sono è un, insomma, delle domande che ti fa questo sito per capire qual è il tuo stile di vita e quali sarebbero gli integratori che magari fanno di più al tuo caso. Io, facendo insomma il mio percorso, ho risposto alle mie domande, ho avuto insomma come suggerimento tre integratori diversi che andrò a inserire giornalmente nella mia dieta. Ve li faccio vedere, c'è in questa scatolina qua. E la cosa figa che sono tutte monoporzioni, quindi voi potete portarle nella borsa, portarle in giro, io tipo nella borsa di lavoro, insomma, e le infilate e non è un problema. E guardate che figo, vabbè, a parte che c'è scritto ciao Claudio, mi fa un po' effetto questa cosa, però andando sul sito sempre ci sono tutti i consigli degli esperti, insomma, che collaborano con Cure. E ovviamente ci sono tutti i consigli e i metodi di assunzione di questi integratori. Io ne ho presi tre diversi. Guardate quante bustine, sono pienissimo. E ognuna di queste bustine contiene i miei tre integratori, che sono guaranà, una capsula al giorno, omega 3, una capsula al giorno, e ubiquinol, una capsula al giorno. L'altra cosa molto molto interessante è che insieme all'integratore vi dice più o meno sommariamente a cosa, diciamo, cosa va a aiutare o a migliorare. Ad esempio, il guaranà ha molte vitamine, dà energia per l'attività sportiva. Gli omega 3, che sono dei grassi essenziali che molto spesso, diciamo, si trovano in maggior parte nel pesce, aiutano la mente, la vista, il cuore, le ossa e anche l'attività fisica. E anche l'ubiquinol aiuta più o meno sempre cuore, energia e l'attività fisica. Ovviamente io ve l'ho detto così sommariamente, ma ripeto, se andate sul sito vi spiega tutti gli integratori che vengono venduti, a cosa servono in particolare, cosa vanno a migliorare o ad aiutare. E
specialmente i consigli di assunzione, come si assumono, in quanto tempo e a cosa servono. Ci sono integratori per i capelli, per gli occhi, per la pelle, per qualsiasi cosa, raga. Quindi se andate sul sito, seguite la guida oppure andate alla ricerca di tutti gli integratori, vi spiegano benissimo a cosa servono. Secondo me sarà la svolta di una vita, li userò tantissimo. Io ho 30 bustine, una al giorno per un mese con i miei 3 integratori. Ovviamente perché è personalizzata per me, voi potete personalizzarlo come volete. E guardate, c'è anche il QR code col quale scaricare l'applicazione, che appunto vi dà tutti i consigli di assunzione di queste capsule. Io adesso le proverò per un mese e voglio vedere poi giorno per giorno sui vlog di Ele, vi dirò come e se stanno funzionando. Per acquistare questi prodotti c'è un codice sconto, cioè il mio codice sconto, che è Claudio7666. Quindi ragazzi, è un buon, offri il 30%, è il 30% di sconto su tutti i prodotti di Cure. Quindi ragazzi, andate sul sito, andate a cercare e provateli. Io comincio da oggi con le mie prime 3 al giorno e vi faccio vedere poi più in là come mi trovo. Allora ragazzi, Claudio mi ha aiutato a girare quel video che vi avevo detto che ero disperata e che l'avrei fatto per forza di cose domani. Comunque non abbiamo avuto modo di andare in soffitta perché appunto è tardi, per cui abbiamo deciso di mettere solo intanto le cose di Halloween. È arrivata Felicia, che oggi è proprio Felicia, a proposito di Halloween, e mettiamo tutte le cose appunto di Halloween e poi domani, se riusciamo, quelle di appunto autunno. Ve le faccio rivedere qualora non ve le ricordiate. Comunque le abbiamo comprate tutte da Tiger. Sono poche cose, ma secondo me decorano un sacco. Allora, eccoli qua, ci sono i pannelli, il corvo che abbiamo deciso di metterlo come centro tavola per sostituire la zucca. Vi ricordo la cosa bellissima di questo è questa qua. Allora, poi io direi di mettere questi all'entrata, che dici? Sì. Ovviamente questo lo mettiamo fuori dalla porta. Ecco qui, bellissimo. Se ci avevamo tipo quella cosa bianca con tutti i ragnetti sarebbe stato perfetto. E all'entrata sostituiamo il cuore con questo. No vabbè, fighissimo raga, super halloweeniano. Serviva raga quello anche per il campanello. La zucca la mettiamo qui insieme all'entrata. Dovremmo un attimo selezionare le cose da levare e adesso ci divertiamo a mettere un po' di queste stecchine ovunque. E poi mettiamo il dito qui, che tra l'altro è tema perché la pianta è morta, quindi dobbiamo ricomprarla, però guardate che figa. Qua mettiamo l'altro e per ora questi li mettiamo qua visto che non abbiamo altre piante in casa. Sono poche cose ma secondo me scaldano un pochino l'ambiente, lo fanno un po' più tema halloweeniano, molto carini. Poi ogni anno, vi ripeto, compreremo nuove cose, quindi si allargherà sempre di più la nostra collezione. Adesso appunto ci prepariamo per andare da mia zia, che andiamo a comprare anche dei pasticcini perché lo sapete che noi non ci presentiamo mai in nessuna casa a mani vuote, e quindi niente, andiamo a comprare queste cose. Ciao, aggiorniamo tra poco. Allora ragazzi, siamo tornati da zia Carmela, abbiamo cenato là come vi ha detto Ele. Tra l'altro ho fatto un risotto alla zucca buonissimo, essendo periodo di zucca ci è andata proprio bene, proprio buono. Anche Aurorina l'ha mangiato, è vero papà? Sì, glielo dobbiamo rifare. Lo dobbiamo rifare perché gli è piaciuto tanto. Adesso sta, guardate un attimo, cioè ci rendiamo conto che sono le 10:30? Come al solito Aurorina ci ha guadagnato, perché zia Carmela gli ha fatto dei regali, gli ha regalato una confezione di body, 5 body dall'OBS Kids. Mo ve li faccio vedere, guardate, sono vabbè body a manica corta, però sono di cotone 100%, sono della Fagottino, sono morbidissimi. E vabbè, sono tutti colorati, questo è rosa, un altro rosa, e poi hanno tutti una stampa di un animaletto, eccola qua, diverso, questa è la scimmietta sul petto, e sono 5. E comunque ci servivano, lei ha sentito che dovevamo comprare i body e subito li ha comprati, perché...
Sì, come gli diciamo che ci serve qualcosa, lei subito corre a comprarlo. Perché siamo andati ultimamente da Primark, ma non li troviamo più a manica corta, li troviamo solo a manica lunga. Solo che noi usiamo i body, li mettiamo i body, diciamo, da sotto le magliettine, per evitare che quando si muove, cammina, le si alzi la maglietta, le si scopre la schiena, no? Come magliettine della salute, diciamo. E da Primark li trovavamo solamente a maniche lunghe. Adesso invece da... Esatto, ancora non fa freddissimo. Da OVS Kids la zia ci ha comprato, era proprio il pacchettino, guardate, con 5 body. Ragazzi, sono le 11:10. Eh no, ho guardato, non so come ho fatto a leggere 10:30, sono le 11:10, sono ubriaco ragazzi, no, non ho neanche bevuto. Siamo distrutti, stanchissimi, comunque dopo una giornata di lavoro e tutto, quindi adesso Ele sta stendendo le robe, io non so come fai a non stancarsi mai sta ragazza, io mi butterei solamente nel letto, invece lei imperterrita stende le robe. Perché c'è la roba del tuo calcetto, caro. Ah, ecco, mi sta sgridando, ragazzi. Io li stavo facendo. Ti era per dirti che ti sto pensando, visto che domani giochi. Io gli stavo facendo un complimento. Beh, il caro non sembrava. È sempre dolcissima con me. Anche adesso che sto giocando spesso a calcetto, ogni volta mi fa trovare sempre i vestiti lavati. È bravissima. Io purtroppo lavorando e tutto, poi devo essere sincero, lavatrici ne faccio pochissime, raga, ne fa sempre Ele, lo ammetto, lei fa le lavatrici e le stende, io magari le piega, io magari cerco di fare altre cose, però lei sulle lavatrici è quella che le fa quasi sempre, è stato rarissimo le ho fatte io, ma perché proprio non mi piace, raga, non è una cosa che voglio sfruttare un'ora a farle, perché proprio non mi piace e quindi aspetto proprio l'estremo per farla, aspetto proprio che non ho più magliettine e sono obbligato perché è una cosa che mi scoccia troppo. E vabbè, però cerco di fare altro, è vero amore? E niente ragazzi, vi diamo un bacione e ci vediamo domani oppure con un prossimo, nel prossimo vlog, giusto? Ciao.